Ciao a tutti amici di Automoto.it e bentrovati. Oggi parliamo di un pezzo di storia della Formula 1, uno dei tanti, in questo caso drammatici, ci hanno fatto appassionare alla Formula 1, più che altro ai suoi uomini, come nel caso di Martin Donnelly, che nel 1990, in questo weekend di gara, fece un incidente, anzi subì un incidente mostruoso a 176 miglia orarie contro le barriere, 44G. Di accelerazione, per cui un incidente mostruoso a bordo di una Lotus Lamborghini che si spezzò in due con un esito veramente pazzesco. Non è così, Paolo Ciccarone? Più che spezzarsi in due ci fu un'esplosione netta, L'esplosione, sì. sì, un'esplosione, fu una roba veramente pazzesca, anche perché all'epoca a Jerez, al curvone, non c'era la chicane che tu conosci bene, Sì. infatti fu messa proprio dopo quell'incidente e stavamo assistendo alle prove perché di solito si andava lì al curvone che poi Tu eri lì, vero? Eri lì praticamente... tu, Sì, eri lì. ero lì, anche perché con Martin Donnelly c'era un bel rapporto d'amicizia, anche perché lui era molto amico anche di Guido Schittone, che all'epoca faceva l'inviato e il telecronista per Mediaset, e spesso si prendevano in giro uno con l'altro, e quindi siccome eravamo sempre tutti quanti in compagnia, invece che chiamarlo Martin lo chiamavamo Guido, come va il tuo fidanzato, cose di questo Vabbè, dai, genere, no? sì. Per cui si andava là al curvone e a vedere un pochino questi qui che passavano in pieno ogni tanto. A un certo punto la macchina è partita di colpo per la tangente, ma è stato veramente un lampo. Boom. Si è sentito una botta pazzesca, poi un'esplosione di 1000 pezzi. E la cosa impressionante era lui legato col seggiolino che era rimasto fermo in pista. Sì, sono delle immagini Quindi. impressionanti, veramente sono una Sì, cosa esatto. pazzesca. E tra l'altro devo dirti che c'era Stefano Modena che arrivava subito dopo. Stefano Modena mise la mano davanti agli occhi perché non voleva vedere il corpo esanime di Martin lì. E insomma, lì con la botta e tutto il resto siamo rimasti veramente tutti paralizzati perché abbiamo detto, ragazzi, questo qui è È andato. andato. E infatti uno dei primi che poi accorse al centro medico fu Ayrton Senna, che lui era sempre molto attivo, e ricordo soltanto che all'epoca l'addetto stampa era Francesco Longanesi Cattani, che era un nobile di Bagnacavallo che però viveva a Parigi e come attività primaria d'allenamento aveva quello di girare sulla Senna con una gondola comprata appositamente a Venezia dai maestri gondolieri. Questo per dirti Pazzesco. un pochino come era gestita la comunicazione con uno spirito, un taglio completamente diverso. E mi ricordo che eravamo tutti quanti lì perché all'epoca non c'era la televisione, non c'era internet, bisognava stare sul posto e venne fuori Longanesi Cattani urlando, strepitando, è vivo, è vivo, è vivo! A che Incredibile. noi tutti quanti, no, ma com'è possibile, è vivo una roba del genere? E poi praticamente si scoprì che aveva subito delle gravissime fratture alle gambe, però era vivo e non correva pericolo e quindi ci fu veramente un grossissimo sospiro di sollievo e da lì si cominciò a ragionare sul come modificare le protezioni, anche perché il guardrail era basso, soltanto due lame, e, che poi mi sembra che è stato rialzato, però subito dietro al guardrail c'era il terrapieno, quindi Sì. cioè, Jerez non è che ti permetteva di fare tante cose. E quindi quel punto lì fu messo sotto Pazzesco. osservazione, però ti ripeto, ero a 30 anni fa, non è che si andava tanto per il sottile, davi una botta, sistemavi il garra e poi ripartivi. Tra l'altro la Lotus aveva una fragilità congenita perché quando arrivava a un certo punto la macchina si imbardava, perdeva carico. A Monza era successo lo stesso a Derek Warwick, che era arrivato molto forte in parabolica, Sì, mi e a un certo ricordo. punto aveva perso aderenza con l'anteriore, si era trovato contro le barriere, cappottone incredibile, e praticamente si fermò praticamente l'ingresso dei box con la macchina cappottata, quindi era una Lotus che era già, diciamo, sulla strada del declino, era abbastanza fragile e, come si è dimostrato comunque con Donnelly, soltanto la fortuna ha impedito che ci fosse un esito peggiore. Poi, tra l'altro, Martin l'abbiamo rivisto ancora in pista, zoppicando con queste scarpe ortopediche e tutto il resto, e niente, praticamente lui è sempre rimasto il solito. Quando l'abbiamo rivisto in pista ha detto che non sarebbe diventato un campione di danza, non sarebbe riuscito a fare il ballerino come avrebbe voluto, però Certo. insomma era abbastanza soddisfatto, per cui Lui da questo punto di vista nordirlandese sì, di nazionalità. nordirlandese, e tra l'altro come tutti i nordirlandesi molto simpatico, la mano Con un disponibile, era accento uno degli mostruoso.
Sì, esatto, si faceva fatica a capirlo perché parlano sempre come Eddie Irvine, parlano sempre lasciando in sospeso la frase, non hai capito se ha continuato a dire Esatto. qualcosa o se vuole dirti qualcosa. Comunque, niente, questa qui era un po' la cosa secondaria. Poi l'abbiamo visto anche nelle vesti di commissario Steward, federale. sì. Esatto, poi tra l'altro c'era il figlio che aveva cominciato a correre anche egli, no? E quindi c'era un po' questa presenza. Poi tra l'altro a luglio era rimasto coinvolto in un incidente subito e lui era in moto, è stato centrato da un motorino o Sì. viceversa e quindi ha rischiato veramente grosso per quell'altra Ma gamba infatti poi fece anche e la quindi. battuta dicendo: è incredibile come ho fatto un impatto a 140 miglia orarie e ho passato le Sì, pene diciamo dell'inferno in ospedale. era 250 all'ora, Sì, beh, piuttosto 140 miglia tosta. orarie Sì, esatto. invece faccio lo stesso impatto in motorino a 20 miglia orarie Avevamo 25 in mezzo alla e gamba. subisco lo stesso trattamento, no? Quindi è incredibile questa cosa. Forse a questo punto ti conviene tuonare con la Formula 1 e almeno ti diverti, se Sì, proprio beh, proprio, ecco, no? di sicuro era più, diciamo, visto che gli ha salvato la vita quell'impatto, ma devo dire che forse è stato più frutto del caso Sì. l'angolo di impatto contro il guardrail, però la cosa pazzesca è che la macchina sarà completamente Ma anche perché disintegrata, Paolo è più cioè una scena quella. da motociclista, no? Il fatto di vedere la persona distesa sull'asfalto è una cosa da ambiente motociclistico in cui però esistono delle protezioni addosso alla persona che sono studiate esattamente per proteggere il pilota durante una scivolata che può essere sull'erba, sulla ghiaia, ma può essere anche proprio sull'asfalto, ovviamente, della pista. Sì, tra l'altro Nel lui caso di un automobilista, rimase. scusami se ti interrompo, ma non c'è questo tipo di protezione, cioè nel momento in cui sei fuori dall'abitacolo, alla Villeneuve, per intenderci, sei fuori dall'abitacolo, quindi non hai questo pezzettino di stoffa che non fa nulla, hai il casco in testa per carità, ma in realtà le protezioni come motociclisti mica ce le hai, quindi una volta che sei fuori dall'abitacolo non dico che è finita, ma te la devi giocare col signore, insomma, ecco, Sì, ecco, per cui ti dico, lui era rimasto legato col seggiolino, no? con le Eh sì. cinture, perché la macchina si era completamente devastata. Tra Devastata. l'altro hai citato Gilles Villeneuve, in effetti l'unico altro pilota che poi con la macchina distrutta era stato catapultato fuori dalla vettura, Sì. era stato appunto Gilles 8 anni prima, e quindi rivedere un'immagine del genere eravamo tutti convinti che fosse finita. Infatti non mi Ma vengono in mente ripeto. altri piloti, diciamo, in era moderna. Perché poi era una cosa che negli anni 50, 60, non dico che avveniva usualmente, ma insomma, Sì, era poteva abbastanza accadere. frequente anche perché non c'erano le cinture di sicurezza, per cui le monoposto erano fatte in modo tale che appena sbattevi potevi volare fuori, quindi c'era tutto un altro. Ma con le Formula 1 degli anni 90 eravamo già con caschi, cinture, abitacoli in carbonio, Sì. Sì. quindi Si è c'era visto già qualche piedino tutto. ogni tanto, mi viene in mente Kubica per dire nell'incidente del Canada, insomma, si è visto magari qualcosa di un pochino cruento con, diciamo, delle estetiche, anche però, ad esempio, l'incidente di Ratzenberger dove si vedeva il pilota Era in rimasto mezzo alla nell'abitacolo, fiancata, era dentro l'abitacolo di fatto, era rimasto poi è morto, nell'abitacolo, poverino, e non è quello, ma però. pensa anche all'impatto di Zanardi nella Indy o gli impatti che ci sono stati in quelle categorie, quindi è difficile vedere il pilota che viene espulso dalla vettura. Ma qui ti dico, la cosa pazzesca è stata proprio l'esplosione, si è sentito pum, un colpo secco e poi tutti questi pezzi che giravano, che volavano via dappertutto, non sapevi più dove andare. Tra l'altro eravamo lì col guardrail che vibrava da paura perché proprio la botta all'epoca avevamo il brutto vizio magari di appoggiarci al guardrail, Sì, certo. cosa sempre sconsigliata da fare perché pigli di quelle lecche che sono micidiali, come per Certo. esempio un'abitudine che avevamo era quella di andare a Monte Carlo l'uscita del casinò Ti dà una quando facevo il frustata, ti dà. fotografo. E sì, esatto, ci appoggiavamo col piede sul guardrail, poi mettevamo la mano lì e tenevamo. Quegli esperti non lo facevano, quelli che cercavano un punto d'appiglio come il sottoscritto, poi praticamente si è ritrovato Stefan Bello di traverso che ha dato una botta col posteriore al guardrail, c'è stato l'effetto elastico per cui volavi via e Eh sì, quindi da certo. lì bisognava stare molto lontani. Però ti dico, ricordo molto bene quel Gran Premio anche perché con le prequalifiche e tra l'altro col fuso orario c'era il fatto che bisognava andare in pista che era ancora buio perché in realtà non c'è questo problema di quest'ora di fuso orario che tra l'altro, diciamolo, la Spagna sta utilizzando un orario sbagliato perché si trova sul meridiano di Greenwich e quindi il fuso orario giusto della Spagna sarebbe quello dell'Inghilterra e del Portogallo. Mentre Ok. invece il regime franchista, prima della Seconda Guerra Mondiale, aderendo all'asse Roma-Berlino, quindi Aspetta con che metto la musichetta di diciamo. Quark sotto, eh. Aspetta. Vai.
No, aderendo all'asse Roma-Berlino, volle praticamente dare alla Spagna lo stesso orario che avevano in Germania e in Italia, ed è per quello che la Spagna si è trovata poi con quel fuso orario di quell'ora sballata, cosa che praticamente porta gli spagnoli a mangiare sempre molto più tardi rispetto a tutti gli altri, perché gli è rimasto nel DNA, no? Per cui Certo. quando noi mangiamo le 13, per loro sono, se non arrivano le 14 non è ora di pranzo. Sì, certo. E di fatto quando si facevano le prequalifiche al mattino era buio, non c'era niente da fare. La prima mezz'ora di prequalifiche al venerdì mattina la buttavi via perché era buio, non potevi fare niente. E tra l'altro faceva anche abbastanza Sì, freschino era tutto umidino per terra, perché schifosetto, eh. sì, esatto, per cui c'era un po' l'umido, un po' il viscidino, quindi era veramente condizione difficile. Poi spuntava il sole, cambiava completamente tutto, la pista si gommava e poi andavano a scheggia e il tempo lo facevi nel veloce, ovvero in quel maledetto curvone che chi aveva pelo doveva affrontarlo in un certo modo. Sì, poi Arezzo è stata modificata, diciamo, hanno aggiunto una parte diversa, modificata relativamente perché poi comunque la pista è rimasta abbastanza fedele, a parte in quel tratto lì Sì, è stata all'originale. modificata lì, è stata fatta la chicane, è stato modificato un po' l'ingresso ai box e Sì, poi poi così, hanno messo tutto il curvone a destra che non c'era ancora e che appunto tardi. Esatto, esatto. ha creato il rettilineo che poi ha portato quel rettilineo ha portato poi allo scontro tra Villeneuve, ad esempio, e La Schumacher, tornante del no? dry Dry sack, sack, bravissimo, famosissima. non mi viene in mente il nome, ma ecco, ha Esatto. portato quella. Per cui ti Pista dico, tra l'altro molto Jerez. bella, Paola, una pista tosta quella lì, non è una Sì, è pista. molto tosta. Jerez è bello come ambiente, come tracciato, e come tutto il contorno, peccato che sei in mezzo al niente, per cui Sì, però sono posti dove si Jerez. mangia bene, dove si sta bene, insomma Sì, è beh. una pista molto bella, molto selettiva e che francamente, insomma, posso E ti capire. garantisco che essendo praticamente a fine stagione, tra l'altro ci fu anche l'ultima doppietta Ferrari con Prost davanti a Sì. Mansell, perché poi la Ferrari riuscì a vincere un Gran Premio nel 94 e quindi Sì. cioè, ci furono 4 anni di buco, per cui la crisi di oggi a confronto è all'acqua di rose rispetto a Sì. quello che era accaduto all'epoca. Per cui ci fu questa doppietta di Prost su Mansell e fu l'ultima vittoria Ferrari per 4 anni, perché poi vinse Berger a Hockenheim nel 94 Vero? e quindi la Ferrari da quel momento in poi se l'era dimenticata, però ecco, poi la vita era proseguita normalmente e si era andati avanti. E poi tra l'altro Jerez ci siamo tornati nel 97 Sì, quando ci appunto fu con. l'ultima gara, esatto, tra Villeneuve Che tra e l'altro lì ci fu Schumacher, una cosa per cui incredibile, ovvero tre piloti qualificati con lo stesso tempo in pole position, tra l'altro, per sì, cui ma lì tra Frenz Villeneuve e Schumacher pare che il ditino di Bernie Ecclestone Ah, fu avesse fatto rinfluito apposta? in quelle. Ma no, probabilmente sarà bloccato qualcosa nel cronometraggio. Succede, ecco, Sì, può infatti, capitare. può succedere. Va bene, Paolo, senti, ti ringrazio tanto. Comunque, storia incredibile quella di Donnelly. Insomma, magari andate anche voi a vedervi, a cercarla. Fa parte di quel mondo, di quella Formula 1 fatto di personaggi, di piloti, di storie da raccontare che vanno molto oltre rispetto alla Formula 1 che abbiamo conosciuto oggi e che sono poi gli elementi, come dicevo all'inizio, che ci hanno poi messo quel seme della passione all'interno che ogni giorno riusciamo così ancora ad innaffiare, anche nel contesto di una Formula 1 molto diversa da quella che era a quel tempo, ma appunto speriamo sempre che un giorno si possa tornare a rivivere quei momenti che sono stati drammatici come quello di Donnelly, ma anche estremamente positivi, belli, piacevoli e con appunto ricordi fantastici che chiaramente insomma sono legati anche a personaggi proprio come Martin Donnelly. Ti ringrazio tanto, Paolo. Anche tu, poi grazie perché li hai raccontati nel corso di questi anni. Per cui insomma, abbiamo solo chapeau a persone come te che hanno fatto questo lavoro per così tanto tempo. E a presto, grazie. Grazie a voi. Ciao.